Perché il dottore sa, ci ha fatto preoccupare. Lo so, siamo stati tutti in pensiero. Allora lei mi dice... Ah, mi scusi un attimo, mi scusi un secondo che siamo in diretta. Bentornati a tutti, siamo di nuovo in diretta dalla casa di Babbo Natale, dalla Laponia. Vi chiedo un secondo che sono al telefono con il dottore, perdonate, un secondo solo. Sì, allora lei mi diceva di dare una pasticca la mattina e una la sera. Ma lei pensa che per il 24 si può rimettere? Ah, benissimo, benissimo, grazie, grazie. Allora, una prima di colazione e una prima di cena, benissimo. Grazie, dottore. Salve, dottor Raikkonen. Sì, perché è Johnny Raikkonen, il fratello di Helmut, quello del ristorante. Sarebbe il veterinario. Siccome la slitta, Alcid, la slitta, che è capodestra, ha avuto un problemino. Siamo preoccupati perché se ci manca lei anche per tirare, no, l'arena ha avuto un problema e quindi... Adesso gli diamo queste due pasticchine, ci ha garantito che si riprende in modo che noi possiamo fare le consegne. Mi raccomando, Elfi, avete sentito anche voi che dobbiamo dare la pasticca prima di colazione. Sì, prima di colazione e prima di cena, perché sennò Alcid, la renna che tira il lato destro, non si rimette. Va bene, scusate questa interferenza, ma era un problema importante per noi. Siamo arrivati quasi al dunque, sabato dobbiamo consegnare. Ho detto già l'altra volta, faremo tutta la Riviera Adriatica, l'Appennino, tutta la costa. Cercheremo di accontentare tutte le persone che hanno mandato la letterina. A proposito, volevo salutare Simone e Sara Porcedda da Segarin, in provincia di Cagliari, che hanno chiesto diversi regali. Io dico sempre, chiedetene pochi perché almeno siamo più sicuri di consegnarli. Hanno chiesto diversi regali. Simone ha chiesto anche il completino dell'Inter, lo zaino. Vedremo cosa si può fare, vedremo cosa si può fare. Sara, anche Sara ha chiesto dei libri, due Barbie. Vi risaluto di nuovo, Simone e Sara Porceddu. Grazie, grazie, grazie. Casa di Babbo Natale, pronto, con chi parlo? Ciao! Ciao! Con chi parlo? Con Giulia. Giulia? Sì. Da dove chiami? Da Fano. Da Fano. E in che zona di Fano stai? San Lazzaro. San Lazzaro, conosco, ho fatto diverse consegne. E se posso chiedere, ti piace andare al mare? So che avete delle bellissime spiagge lì a Fano. Sì, molto. Ah, e te ti piace andare... So che c'è la spiaggia con i sassi e con la sabbia. Te dove ti piace andare di più? Con i sassi. Con i sassi? E cammini scalzo come i veri fanesi quando vai a fare il bagno? Senza ciabatte? Sì. Bravo, brava, brava, brava Giulia. Da sentire, quanti anni hai Giulia? 9. Quindi cosa fai, la quarta? Sì. E a scuola come ti trovi? Beh, molto. Sono contento. C'hai una materia preferita? Sì. E se me la puoi dire? Italiano. Italiano. Allora dico sempre che a chi piace italiano vuol dire che ha tanta voglia di studiare, quindi vedo un bel futuro scolastico per te, Giulia. Complimenti. Sì, grazie. Prego. Hai animali in casa? Sì. Che animali hai? Pronto? Giulia? Oh, che peccato, è caduta la linea? Riusciamo a ricollegarci con Giulia? Che era contenta di parlare con Babbo Natale. Allora, visto che è caduta la linea, purtroppo il satellite fa le bizze. Noi siamo collegati dalla Laponia, ma parliamo attraverso... Ah, ecco. Casa di Babbo Natale, pronto? Sono sempre io. Oh, sono contento, mi fa piacere. Dicevo, perché Babbo Natale è curioso, vuol sapere se avete animali, che cosa mangiate, per avere un'idea della famiglia, insomma, della famiglia tipo della vostra zona. Sì, ho un cane di nome Lilli. Come? Di nome Lilli, un cane. Lilli, allora lo faccio salutare dagli Elfi. Elfi, salutiamo Lilli. E
ormai se mi hai seguito sai che io sono curioso, voglio sapere cosa mangiate per il pranzo di Natale, se me lo vuoi dire. Il pesce. Il pesce? Sì. Buono il pesce, buono, ma chi lo cucina? Mamma, allora è buono di sicuro. Se lo cucina mamma è buono di sicuro il pesce. E come dolce? Panettone. Te ti piace più il panettone? Sì. Panettone. E fra l'albero e il presepe? Sì, l'abbiamo fatto. No, non ho capito. Sì, l'abbiamo fatto tutte e due. Allora segno tutte e due. Venerdì darò i risultati dei gusti delle persone che chiamano, delle preferenze, così per toglierci uno sfizio. Vogliamo giocare, Giulia? Sì. Adesso ti faccio la domanda, Che animale è? Un gufo. Bravissima. Vuoi fare gli auguri, Giulia? Sì, a tutti i bambini del mondo. Come sei cara. Ma cosa c'hai, un fratello, una sorella? Una sorellina. E come si chiama? Alice, quanti anni ha Alice? 4. Va all'asilo? Sì, ancora sì. Vuole salutare? Come no? Ciao Alice! Ciao Alice! No, si vergogna. Babbo Natale ti abbraccia, Alice. E anche gli elfi ti salutano. Giulia, è stato un piacere parlare con te. Sono contento che sei riuscita a riprendere la linea. Anche per me. Grazie. Vi faccio gli auguri di buon Natale, che sia un Natale sereno per te, per tutta la tua famiglia, per la tua sorellina. E saluto Fano e il quartiere di San Lazzaro. Grazie. Ciao. Di nuovo. Ciao. Auguri. Cosa volevo dire? Se faccio un giro lì, un pezzettino di pesce per me c'è, sì? Sì, va bene, grazie. Grazie. Ciao. Che bello parlare con voi. Bellissimo. Volevo dire, noi trasmettiamo dalla Lapponia, ma il collegamento ce lo permette un emittente di Fano, Fano TV, e Fano TV mi ha chiesto di ricordarvi che c'è il concorso Presepi di Fano TV del 2022, e quindi mi dice: cari bambini e famiglie che ci state seguendo da casa, Babbo Natale vi ricorda che fino al prossimo 6 gennaio è possibile partecipare al concorso di Fano TV sui presepi. Per partecipare al concorso è possibile inviare tre fotografie e un video di 20 secondi in orizzontale a presepi@fanotv.it. Meglio se in questi ritratti c'è anche l'autore o gli autori dell'opera. Importante è inserire il nome di chi lo ha realizzato e la località. I presepi saranno visibili all'interno del telegiornale Occhio alla Notizia delle 20:30 tutti i giorni dal lunedì al venerdì sul canale 19. Il presepe più bello sarà premiato con una gradita sorpresa. Quindi se voi volete vedere la gradita sorpresa, mandate pure questi presepi, perché fare anche fare i presepi è da artisti, e l'arte, come dice Babbo Natale, non si ingabbia. Quindi a voi artisti dei presepi, mi raccomando, mandate le foto delle vostre opere. Casa di Babbo Natale, pronto, con chi parlo? Pronto? 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 Con chi parlo? Babbo, cosa devo dire? No. Con Aurora! Come ti chiami? Aurora, ciao Aurora, da dove chiami? Da Sant'Orso. Da Sant'Orso, da Fano praticamente. Sì. Comunque conosco il quartiere, ho consegnato i pacchi anche lì. E quanti anni hai, Aurora? Sei. Già fai la prima elementare? No, la prima. Fai la prima. E ti sei trovata bene a scuola? Sì. Hai conosciuto nuove amichette, nuovi amici?
Sì. Il bello della scuola è quello. Poi le maestre vi fanno fare le cose, vi fanno giocare un po' ancora. Vi fanno sì. Perché ancora a 6 anni. Avete organizzato qualcosa per Natale a scuola? Sì. Avete fatto dei canti, delle poesie, delle cose? Abbiamo fatto le palline e l'albero. Oh, bellissimo, bellissimo. Quindi avete dato un tocco di colore alla scuola con l'albero di Natale che avete fatto voi. Brave. Sì. Brave. Senti. Hai animali in casa, Aurora? No. Ti piacerebbe averne? Sì. Allora, il prossimo Natale, te nella letterina scrivi se vuoi un animale. Non è detto che poi Babbo Natale riesce ad accontentarti, però se te lo scrivi intanto è un passo avanti. Uh-huh. Va bene? Sì. Invece nella letterina di quest'anno hai chiesto molte cose? 2. Bravissima, gli elfi applaudono. Bravissima, perché se non si chiedono tante cose, Babbo Natale riesce a portarle. Molti bambini chiedono molte cose, poi noi non riusciamo sempre, perché poi il sacco pesa tantissimo. Le renne, una mi sta anche male, può darsi facciamo fatica. E quindi bisogna, brava, quindi 2 regali sono un numero perfetto, secondo Babbo Natale. Però voi scrivete quello che vi sentite. E cosa mangiate a pranzo a Sant'Orso? Il panettone, i cappelletti. Buono. E il pesce. Ah, i cappelletti e il pesce. Beh, allora può darsi che anche da voi venga a fare una capatina. Mi ospitate? Sì. Non è detto, se riesco passo, però se mi ospitate sono contento e vi ringrazio già da adesso. Sì. E te ti piace più il presepio o l'albero? O tutti e due? Ti piace di più fare il presepe o l'albero, Aurora? Tutti e due. Tutti e due. Allora io segno tutti e due, poi venerdì, che purtroppo è l'ultima volta che ci vediamo qui in diretta, perché dopo il collegamento non si ripristina più, darò il risultato finale sulle preferenze fra l'albero e il pandoro e il presepe e l'albero. C'è una bella lotta, il presepe e l'albero sono quasi al pari, il pandoro è leggermente in vantaggio sul panettone. Aurora, vogliamo giocare? Sì. Adesso ti faccio la domanda. Allora, che animale è? Scoiattolo. Bravissima. Aurora, Babbo Natale ti dice una cosa, ma non lo dire a nessuno, eh? Io lì per lì non avevo riconosciuto che era lo scoiattolo. Sei stata bravissima. Hai vinto il premio che ci dona l'azienda che collabora con noi, Fuligni Giochi e Sport di Fano. Aurora, vuoi fare gli auguri? Sì. Fai pure. A mia sorella. E come si chiama tua sorella? Aurora? Al papà e alla mamma, ai miei zii e ai miei cugini. Bravissima. E ho capito tua sorella, come si chiama tua sorella? Viola. Viola, facciamo un saluto anche a Viola, Elvi. Sì. Quanti anni ha? 8. E te scusa, mi hai detto l'età, perché Babbo Natale oggi è un po' confuso. Te, Aurora, quanti anni hai? 6. Ah, 6, me l'hai detto, perdonami. 8 anni e mi hai detto si chiama Viola. Va bene, allora io saluto a te, Aurora, a Viola. Faccio tanti auguri alla vostra famiglia per un Natale sereno. Saluto Sant'Orso e Fano. E grazie che hai chiamato. Sì, ciao Aurora, grazie di nuovo. Ciao. Aurora di 6 anni, che ha incominciato la scuola quest'anno. Sono contento. Volevo fare qualche saluto. Saluto Claudia, Giulia e Olga, che ci guardano sempre da Sassonia, zona anfiteatro. Oggi, siccome sono stati bravi, il lavoro sta progredendo bene,
siamo in ordine con i pacchi, abbiamo quasi concluso. Solo le biciclette, dobbiamo mettere i pedali che ci danno un po' da fare, è vero? Birichi, non ci danno da fare i pedali? Allora oggi Babbo Natale, lui dice sempre no, ma tanto dice sempre no, Babbo Natale ha fatto un regalo agli elfi. Giocheremo un po' a tombola. Siete pronti? Sì. Allora, 82. Segnate, 42. Cos'è? Già ambo hai fatto? Ambo? E che numeri sono usciti? Dimmi un po'. 42 poi? All'82, va bene, ambo. Birichi ha fatto ambo. 73. E dopo continuiamo. Casa di Babbo Natale è pronto, con chi parlo? Emanuele. Non ho capito, perdonami. Emanuele. Daniele? Ah, Emanuele. Emanuele, adesso perdonami, ma Babbo Natale c'ha una certa età, sente male, sente. Emanuele, da dove chiami? Da Fano. Da Fano, e da che zona di Fano? Centinarola. Centinarola. A te ti piace più andare al mare dove c'è la sabbia o dove ci sono i sassi? Sassi. I sassi. E fai come tutti i fanesi che camminano a piedi nudi sui sassi? No. Oh. No, ti fanno male troppo i sassi. Non ho capito. Ti fanno male troppo i sassi. Non. Comunque ti piace fare il bagno? Sì. Sei un nuotatore? Sì. Quanti anni hai, Emanuele? 8. Fai la terza? Sì. E la scuola come ti trovi? Bene. Bene, sono contento. Hai fatto parecchi amici a scuola? Sì. Bello, è bello. E c'hai una materia preferita? Matematica. E ti posso fare una domandina? Sì. La facciamo facile, dai, siamo sotto le feste. 5 sì. Più 5? 10. Bravissimo. Emanuele, hai animali in casa? C'ho due pappagalli da mia nonna. Due pappagalli? Sì. E come si chiamano, se ce lo vuoi dire? Reggio Pisolo e Bartolina. Allora salutiamo i pappagalli. Voi per il pranzo di Natale cosa mangiate a Centinarola? Cappelletti. I cappelletti. I cappelletti hanno vinto il premio staccando tutti gli altri piatti per il primo del pranzo di Natale, cappelletti. È un piatto che io non conoscevo e ancora lo conosco di nome e imparerò a conoscerlo. Lo voglio sentire, perché tutti mangiate questi cappelletti, penso siano buoni. E di secondo cosa mangiate? L'agnello. L'agnello è buono, l'agnello. E chi lo cucina, l'agnello? Mamma? Nonna. Allora, senza nulla togliere a mamma, vedrai che nonna, con l'esperienza che c'ha, ti farà un agnello proprio da leccare le dita. Sono convinto. Mia nonna è bravissima a cucinare. Non ho capito. Mia nonna è bravissima a cucinare. Beh, allora facciamo un applauso, Elfi. Facciamo un applauso alla nonna cuoca di Emanuele. E vogliamo giocare, Emanuele? Sì. Che mestiere è? Non lo vedo. È? Non lo vedo. Poliziotto. Bravo Emanuele. Bravo Emanuele. Vuoi fare gli auguri? Sì. A mio fratello Cesare e basta. A tutta la tua famiglia? Sì. Così un augurio totale. Io sono Cesare. Non ho capito, scusami Emanuele. Io sono Cesare. Ah, te sei Cesare, il fratello. Cesare, quanti anni hai? Quattro.
4. 4. Quindi vai all'asilo, avete fatto la recita all'asilo o dovete fare? L'abbiamo fatta. E te che cosa hai fatto? Sì, l'abbiamo fatta. Te cosa hai fatto? Hai cantato, hai recitato, hai ballato, hai colorato? Sì, ho fatto l'ape. Hai fatto? L'ape. Ah, l'ape hai fatto. Bellissimo. E il costume chi te l'ha fatto? L'ha pitturato tutto il cielo mio. No, Cesare, perdonami, non sento bene. Comunque sono contento che all'asilo... L'ho pitturato tutto io! Hai fatto tutto te? Sì! Bravissimo, bravissimo! Allora, io saluto Emanuele e Cesare, vi faccio gli auguri di un sereno Natale, tante belle cose. Saluto Centinarola, saluto Fano e saluto tutta la vostra famiglia. Grazie che avete chiamato. Grazie, grazie, grazie. Ciao, ciao. Allora, adesso come sempre il satellite fa il giro, noi lo riagganciamo, ci vuole una trentina di secondi, quindi per un attimo non ci vediamo, appena riagganciamo torniamo in collegamento, in diretta dalla casa di Babbo Natale e poi continuiamo la tombola con gli elfi. Poi 14. Chi è che ha fatto cinquina? Chi è? No, io sarei curioso. Cinque numeri, già avete fatto cinquina. Io scommetto che Birikin. È Birikin che ha fatto cinquina. Ridimmi un po' i numeri, tutti quelli che hai fatto. 14 ce l'ho. 30 ce l'ho. 42. 73. 82. Cinquina, è vero. Gli hai presi tu. Sei fortunato, Birikin, eh? 17. 46. Stiamo giocando a tombola con gli elfi. Allora, 24. 51. Casa di Babbo Natale, pronto, con chi parlo? Sì, sono Mattia. Mattia, da dove chiami Mattia? Da Montecchio. Da Montecchio, ho consegnato Montecchio, conosco. E lì vicino, non proprio lì a Montecchio, ma a Monte Labate, mi sembra ci sono le pesche buone, è vero? Sì. Perché quando si tratta di mangiare, Babbo Natale è informatissimo. E quanti anni hai, Mattia? Sei. Cosa fai, la prima? Sì. E come ti sei trovata a scuola? Bene. Hai fatto nuove amicizie? Sì. Quindi sei contento di andare a scuola? Sì. Te sai giocare a tombola, Mattia? Sì. Te lo sai che io ho messo cinque numeri e gli elfi hanno fatto già subito cinquina. Ma sarà vero o mi fanno gli scherzi? Secondo te? Vero. Mi fanno gli scherzi? Gli elfi mi fanno gli scherzi, Mattia? No! Te dici che non mi fanno gli scherzi. Hai animali, Mattia? No! E la letterina a Babbo Natale ormai l'hai mandata? Sì! Hai chiesto molte cose? Tre! Tre cose, va bene, tre cose, siamo al limite. Vediamo se riusciamo. Babbo Natale consiglia sempre una o due cose. Però dopo uno è libero di scrivere tutte le cose che chiede, poi si vede, no? Però sappiate che con più cose chiedete è più difficile portarle, perché se tutti chiedono un sacco di cose, noi dove le mettiamo? Poi le renne ci fanno lo sciopero, perché dice è troppo piena la slitta, non consegniamo. Cosa fai? Cosa mangiate voi per Natale, Mattia? Le lasagne o... cannelloni. Ah, due lasagne e cannelloni? Buoni, buone. Da sentire, se passo un pezzettino di cannellone, un pezzettino di lasagna per Babbo Natale, rimane?
Grazie, grazie. E per secondo? Pronto? Se me lo vuoi dire. Non ho capito, Mattia, scusa. Arrosto. L'arrosto, buono l'arrosto, buono. E il dolce? Cosa ti piace a te, Mattia? Il panettone o il pandoro? Il panettone. No, dicevo il dolce, cosa ti piace, il panettone o il pandoro? Panettone. Panettone, segniamo panettone. E cosa ti piace di più, fare l'albero o il presepe? L'albero. L'albero, e segno, io segno. Poi venerdì daremo il risultato ufficiale. E vogliamo giocare, Mattia? Che cos'è? L'oro? Orolò? No, l'orologio! Bravissimo! Bravissimo, Mattia! Anche per te il premio che mette a disposizione Fuligni Giochi e Sport di Fano, che salutiamo. Mattia, vuoi salutare, vuoi fare gli auguri di Natale? Fai pure! Auguri, Nicola! Martina, auguri! No, sento male, Mattia! Auguri, Martina! Auguri, Nicola! A casa? Facciamo gli auguri anche a casa? Sì, auguri di casa! Mattia, io ti ringrazio che hai chiamato, ti auguro tanta serenità a te e a tutta la tua famiglia, un saluto anche a Montecchio e tante belle cose per queste feste. Ciao Mattia, grazie. Grazie. Ciao. Ciao Mattia, grazie. Mattia, era vivace Mattia, è sveglio. Allora vorrei salutare Erika di Apiro, in provincia di Macerata, che ha 8 anni, che mi fa gli auguri e mi fa gli auguri anche a me personalmente. Grazie Erika, è un piacere. E poi sempre da Apiro volevo salutare le sorelle Noemi e Federica e tutta la famiglia. Grazie che ci seguite da tutte le Marche, e per noi è un piacere, è proprio un piacere. Continuiamo con la tombola, vediamo che fine... Un attimo, casa di Babbo Natale pronto, con chi parlo? Emanuele. Emanuele, da dove chiami? Da Villamar. Da Villamar in provincia di Cagliari. Sì. È bellissimo sentirti, che ci guardate anche da, per noi, per la Lapponia è lontano da tutto, però per l'emittente che mi trasmette chiamate da Cagliari è una bella soddisfazione. Grazie Emanuele, quanti anni hai? 9. Che classe fai? 4ª. Ti trovi bene a scuola? Hai piacere? Sì. Ti sei fatto degli amici, presumo? Sì. Quindi ci vai volentieri? Sì. E hai una materia preferita? Sì. E me la puoi dire se vuoi, eh? Matematica. E ti posso fare una domandina? Ok. Va bene, facciamo 5 per 5. 20, 5 per 5, 20, 25. Bravissimo. Hai animali in casa? Sì. Che animali hai? 2 cani. E come si chiamano? Uno Trilli e l'altro Whitney. Uno Trilli e uno Whitney? Willy. Ah, Trilli e Willy. Sì. Bellissimo. Salutiamo Trilli e Willy, cani di Emanuele. I cani danno tanto calore, vero Emanuele? Sì, un po'. E cosa mangiate a pranzo per Natale, se me lo puoi dire? Lasagna, poi... maialetto. Ah, il maialetto. L'agnello. Ecco, il maialetto mi manca. Anche se per il giro che faccio io siete dall'altra parte, però non è detto che se faccio presto le consegne e vengo a fare un salto a Villamara, mi hanno lasciato un po' di maialetto anche per me.
Senti, l'elfo dice che non me lo dovete lasciare perché lui sa che se voi me lo lasciate io non glielo do. Lui è l'elfo Birkin, è il più fastidioso di tutti. Emanuele, vogliamo giocare? Emanuele? Sì, però... Io sono indietro, però non posso vedere quello. Ah, perché sei collegato, ho capito. Allora ti faccio questa domanda, no? Okay. Se te senti il topo, che verso fa? Fa il cinguettio? No. Fa il ruggito? No. Ronza? No. Squittisce? Sì. Bravissimo! Bravissimo Emanuele! Grazie. Vedi, siamo riusciti a giocare. E vuoi fare gli auguri di Natale? Cosa? Pronto? Sì. Vuoi fare gli auguri di Natale, Emanuele? Sì. Fai pure. Auguri alla mia famiglia, a tutti i bambini del mondo, ai miei nonni, a tutti. Bravissimo Emanuele, bravissimo. Io ti ringrazio di nuovo che hai chiamato, che ci seguite da Cagliari, da Villa Mar, che già ho salutato anche la scorsa settimana. È un piacere per me parlare con voi. Vi auguro tanta serenità a te e a tutta la tua famiglia. Auguro tanta serenità anche al vostro paese, alla vostra città. E un saluto anche a Cagliari. Che sia un Natale pieno di calore. Grazie Emanuele. Ciao. 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 Che bello che ci chiamano anche dalla Sardegna. Bellissimo. Ci fa molto piacere. Grazie. Allora, continuiamo con la tombola. Allora, 8, che sarebbe 4 più 4, così vi tengo allenati anche in matematica. 28, che sarebbe 14 più 14. 10. Il 10 è il numero di chi sa giocare a calcio bene. È la maglia di Messi il 10, che ha vinto il mondiale. Casa di Babbo Natale, pronto, con chi parlo? Con Nicole. Nicole, da dove chiami Nicole? Da Fabriano. Fabriano, dove c'è la cartiera, giusto? Sì. Perché Babbo Natale si informa, non sa tutto, ma perché poi oltretutto lì ha consegnato anche lì qualche regalo. E quanti anni hai, Nicole? 9. 9, cosa fai, la quarta? Sì. E come ti trovi a scuola? Bene. Quindi ci vai contenta? Sì, a volte. Hai qualche materia preferita? Sì, matematica. Ti posso fare la domandina anche a te? Ok. 7 più 8? 17. No, 7 più 8, non si sente bene Nicole. 7 più 8 qui? Quindi 15, 7 più 8, 15. Un applauso Nicole. Hai animali in casa? Sì. E che animali hai? Un cane, un gatto, un pappagallo e dei pesci. Bellissimo. Ma il cane e il gatto vanno d'accordo? No, ce l'ho in casa diverse. Ah, ho capito. E come si chiamano? Il cane Milù e la gatta Maggie. Ah, il cane Milù, mi hai detto? Sì. E la gatta Maggie. Elfi, vogliamo salutare Milù e Maggie? Ok. E voi a Fabriano cosa fate per pranzo di Natale da mangiare? I cappelletti, il 90% delle famiglie fa i cappelletti, devono essere buoni. Chi gli fa? Mamma, nonna? Nonna, allora sono buoni di sicuro, senza nulla togliere a mamma, ma se gli fa nonna sono buoni di sicuro. E di secondo? Sì. E di secondo dipende, a volte il pollo. Il pollo con le patate? Sì. E noi mangiamo il pollo con le patate. Se viene Babbo Natale,
una coscia con un po' di patate, me la lasciate? Ok. Grazie, grazie. E di dolce cosa ti piace? Il panettone, il pandoro? Il pandoro. Il pandoro, segniamo il pandoro. E il presepe e l'albero? Tutti e due. Tutti e due. Allora, venerdì daremo il risultato. Il pandoro è leggermente avanti sul panettone, il presepe e l'albero sono, diciamo, in pareggio. Io faccio tutte queste domande per capire anche i gusti di chi chiama, per avere un'idea, e sul cibo anche perché sono molto interessato. Perdonatemi. Vogliamo giocare, Nicole? Ok. Che animale è? Il polipo. Bravissimo, bravissimo Nicole, bravissimo. Bravissimo. Vuoi fare gli auguri? Sì. Fai pure. A tutta la mia famiglia. A tutta la tua famiglia, così non dimentichi nessuno. Sì. Va bene Nicole, grazie che hai chiamato. Io, prego. Io ti auguro tanta serenità in casa, te e a tutta la tua famiglia, che sia un Natale pieno di amore anche per la città di Fabriano. Grazie di nuovo che hai chiamato, è stato un piacere parlare con te. Ciao Nicole. Ciao. Ciao, grazie di nuovo. È bello parlare con voi bambine e bambini. Babbo Natale è molto contento, perché Babbo Natale ha piacere che sia un Natale caloroso, perché più dei regali è il calore della famiglia che può dare tante soddisfazioni. Avere una famiglia vicino, tutti insieme, anche con poco, fa festa, è la cosa più importante, è la cosa più importante. Sono belli i regali, è tutto bello, però il calore che doniamo ai nostri cari è la cosa più importante. Perdonatemi se lo ripeto sempre, però ci tengo. Casa di Babbo Natale, pronto, con chi parlo? Con Filippo. Filippo, da dove chiami Filippo? Da Montefano. Montefano, cos'è, in provincia di Macerata? Sì. Anche lì ho consegnato. Quanti anni hai Filippo? 8. 8, quindi cosa fai, la terza? Sì. E come ti trovi a scuola? Bene. Mi fa piacere. E hai una materia preferita? Sì. E che materia è? Inglese. How old are you? No, Babbo Natale prova a fare finta che sa le lingue, ma non le sa. Da sentire, avete fatto qualcosa a scuola per il Natale? No. No? Niente di particolare? Facciamo solo un bigliettino. Un bigliettino d'auguri, dove l'avete appeso? L'abbiamo appeso sul cartellone. Quindi con tutti i bigliettini di tutti i bambini. Sì. Beh, però è bello, è affascinante questa cosa. Sì. Te a chi l'hai dedicato il bigliettino, se si può sapere? A nessuno. L'hai messo lì e hai fatto gli auguri. A te. A me hai fatto gli auguri e come sei gentile. Grazie Filippo, grazie. Prego. Che cosa mangiate a Montefano, Filippo? Che cosa mangiate a Natale per il pranzo? Mangiamo il pesce, l'orata. Oh, l'orata con le patate? Sì. Buona. E se passa Babbo Natale un pezzettino d'orata ci rimane? Sì. Grazie. Allora, non è detto, però se dovessi passare che riesco a fermarmi, quindi sono tranquillo che un pezzettino d'orata per me rimane. Va bene. Hai animali in casa, Filippo? Sì. Che animali hai? Un gatto nero. Un gatto nero, come si chiama? Di nome Pippo. Pippo, salutiamo Pippo. Ma scusa, Pippo, cos'è, il cugino del cane di Topolino? No. Era per ridere un attimo, Filippo. Vogliamo giocare? Filippo, vogliamo giocare? Sì. Giochiamo.
Che animale è? Scimmia. Bravissimo. Anche per te un dono da messo che ci dona Fuligni Giochi e Sport di Fano, che salutiamo. Filippo, vuoi fare gli auguri? Sì. Fai pure. Saluto a tutto il mondo. Tutto il mondo, questo è l'augurio più grande che si possa fare. Mi fa piacere, Filippo. Quindi in tutto il mondo è compresa anche la tua famiglia, giusto? Sì. Mi fa piacere, mi fa piacere. Filippo, io ti saluto, auguro tanta serenità a te e alla tua famiglia, faccio un saluto anche a Montefano, faccio un saluto a Macerata e grazie che hai chiamato. Ciao Filippo. Ciao, grazie anche a te. Grazie, grazie. Ciao Filippo, ciao. 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 Allora mi dicono che fra un po' cade il collegamento e quindi ci dobbiamo salutare. Intanto continuo a fare dei saluti a Silvia di 7 anni e Gloria di Lucrezia. Saluto Eros di 9 anni di Villamar che ci sta guardando. Ciao Eros. Saluto Manuel di 5 anni, sempre di Lucrezia. Se mi perdonate, finiamo, cerchiamo di finire la tombola. 18. Come tombola? Come? No, scusate, scusate, tombola, scusate. Nella cartella ci sono 15 numeri. Io ne ho messi 14 qui, non estratti. Voi come avete fatto fare tombola? Ci vuole, però ci vuole un po' un limite a tutto, no? Birichin. Niente, non posso giocare neanche a tombola. Ho estratto 14 numeri, loro hanno fatto tombola, che ce ne vogliono 15. Tanto è possibile, secondo voi è possibile? Voi vi rendete conto con che elfi collaboro? Gli voglio un bene dell'anima, ma sono dei birichini, perché lo sapete, non ci sono più gli elfi di una volta. Non c'è niente da fare, non ci sono più gli elfi di una volta. Allora io vi saluto. Vi ricordo che venerdì sarà l'ultimo collegamento con l'emittente di Fano TV. Venerdì dovremo essere pronti, la parola d'ordine è stiamo arrivando. Per il 24 sera consegneremo dove possiamo consegnare, cercheremo di accontentare tutti i bambini che hanno mandato la letterina e cercheremo di accontentare anche i bambini che si sono dimenticati la letterina, perché qualcuno per svariati motivi, magari l'ha persa, magari in quel momento non stava benissimo, siamo passati, la letterina non era pronta. Quindi vi ringraziamo di nuovo, vi salutiamo e ricordatevi la parola d'ordine. Stiamo arrivando, tenetevi pronti. Grazie di nuovo, a venerdì. Ciao.